One of the most important lessons that my grandmother taught me was not to ask permission. And that's how I move in the world. I don't ask for permission to exist. We call it the diaspora blues, because it's not enough here, it's not enough there, so where is it? And that's where I started this other land, which I often talk about, where I imagine this place where we all are, and you know, we have the universal nod, right? It doesn't matter where you're from, it doesn't matter where you are, we recognize each other. What is typically said is that someone is not ready. There's this voicing of this collective being that isn't ready. This idea that if you bring this content, you know, they're not ready for it, whether we're talking about an institution, whether we're talking about an audience that is imagined, whatever it is. I don't really prescribe to those ideas of anybody being ready for anything. I think that, you know, on the one hand, we need to analyze what preparation actually looks like if we're going to talk about being ready. And then sometimes you just got, things just have to happen. Getting ready for something, right? That's a really long process that we're all engaged in. Justin, chiamo l'attenzione sulla parola preparazione, no? Che c'è riparazione dentro. E allora io ho pensato a preparazione come a qualcosa che rende possibile la riparazione. E riparazione, insomma, ha un'etimologia un po' particolare, molti significati, e uno dei significati possibili è tornare a casa, no? E secondo me questo tornare a casa è molto significativo, perché se tu la prepari, cioè la casa non esiste, no? Dobbiamo preparare una casa in cui in qualche modo tornare. Una cosa che sicuramente ho un punto di riferimento è sapere che tipo ho delle persone che mi vogliono bene intorno, and no matter what, it's gonna be fine, I mean. E l'ho sentito molto anche questa settimana, che c'è molto caring tra di noi, cioè c'è proprio un sentimento che mi ha riempito proprio, ed è stato, cioè, infatti parlavo proprio di questa situazione di ritrovarci e di quanto è stato bello questo scambio tra di noi, e di come sia strano che è possibile solo in questa situazione. So whatever it's called being a curator, whatever it's called, whatever, I don't know if I'm going to identify as that forever, I probably won't, but essentially, when we strip it back, it's an act of care, and that's it. Caring, what does it mean to care for people? What does it mean to care for their work? Because if we keep following this line of thinking that an artwork is an extension of people, so therefore, the work also is needed. Right? So what does it mean to hold that in spaces where it can flourish, it can be safe? So being really intentional as well, right? Io spero che quello che resterà di questa sessione di BAM sia il fatto che portiamo avanti una conversazione che ci aiuti a ripensare, in qualche caso a cambiare, in qualche caso invece ad aprire magari un dialogo sul quale non riusciremo a trovare un punto di vista comune. Non è detto, no, che ci si incontri necessariamente su tutto. So, due cose che vorrei sottolineare. Uno è che quando dico dimostrare, è un mettere in atto un qualcosa che non c'è qualcuno che c'è.
è un'esigenza dell'istituzione stessa di fare certe cose, quindi di farlo. E quindi cioè, non aspettare che c'è una richiesta di farlo, non aspettare che qualcuno si autoinvita, come succede molto spesso, ma di mettere in atto quello che ritenete importante per l'istituzione stessa, nel suo cambiamento. E l'altro che è un po' più, cioè riguarda un po' più specifico la visita che abbiamo fatto, che tutto sommato era una visita in un deposito. C'è delle volte un meccanismo naturale di difesa che è molto presente, soprattutto quando persone a cui noi proiettiamo una certa visione arrivano nei nostri spazi. C'è sempre una presenza di una difesa che arriva e si monta delle volte molto alto. E per me, nel confronto del depositi, bisogna stare un po' attenti, secondo me, e dare cura a cosa significa creare una specie di facciata o disclaimer. Non che non sia sincero, because I think that in being really attentive to language and careful with how we frame things, one difficulty is the idea of these cultural comparisons that we often find ourselves with when we have reference points from somewhere else that we're looking at and we're comparing, and it's usually a cause for a fight, a real fight, and because there is no resolution between the unalignments of things. But I think that one of the words that I like to problematize, because I know that it tends to be a call for urgency. Preparare vuol dire fare tante azioni contemporaneamente e imparare a confrontarsi, no, con soggetti diversi e chiedersi e chiedere cose diverse, senza dimenticare che abbiamo comunque, no, abbiamo bisogno di crearci il nostro spazio fuori delle istituzioni, senza smettere di prestare le istituzioni affinché ci diano delle risorse, anche per prendere quelle risorse e portarle altrove. Pronte per essere